Sì, è anche vero che Soskan ha reagito in maniera convincente. Terza ripresa, Luca Esposito, calzoni blu partendo dall'angolo rosso con i capelli, Vedran Soskan, calzoni blu partendo dall'angolo blu senza capelli e calvo. Match interessante, prima ripresa favorevolissima a Luca Esposito, seconda ripresa in parità, quindi ce n'è ancora per goderci una sfida di grande interesse, soprattutto perché c'è Luca Esposito sul ring, pugile campano ma ormai frullando l'adozione. Guarda Soskan, Esposito fa partire il destro d'incontro per sfuggire all'attacco del pugile bosniaco. Forse non un match bellissimo da un punto di vista estetico, ma sicuramente molto intenso, che il pubblico del Palasport Benedetti apprezza. Ancora un sinistro al volto. Tutti questi jab danno fastidio a Soskan, che sta sanguinando il naso e quindi gli creano dei problemi di respirazione. Lo sa bene Luca che proprio lì insiste, cerca proprio di andare a colpire il punto debole dell'avversario, che aveva per un attimo la guardia aperta. Non ne ha approfittato Luca, che il cui sinistro non è andato a segno. Adesso viene richiamato Esposito, deve tenere la testa alta ancora con i jab. Alto colpo al volto di Soskan, che lega per respirare un po'. Siamo nella terza ripresa. Non va a segno il destro di Esposito, che poi presta il fianco alla reazione di Soskan. Adesso però il bosniaco lega ancora, segnale evidente che è un po' in difficoltà, soprattutto sotto l'aspetto della tenuta atletica. A vuoto il gancio destro di Esposito, che poi si chiude nella guardia. Il sinistro di Soskan ben contenuto da Esposito, che poi scivola un'altra volta, prova a trascinare con sé, o meglio ad appendersi a Soskan per restare in piedi. Nulla da segnalare anche per i giudici, come rilevato dall'arbitro. Ancora vuoto questo destro di Esposito, ce ne sono stati almeno tre in questa ripresa a vuoto. Ora il Soskan richiamato per aver abbassato la testa. Altro destro di Esposito vuoto, poi un sinistro a combinazione al corpo dell'avversario. Sta per terminare la terza ripresa. Sinistro, destro, sinistro, sinistro, destro di Esposito. E forse proprio questa azione negli ultimi secondi gli ha favorito una leggera preferenza nel punteggio. Quindi diciamo seconda, terza ripresa più o meno pari, ma forse con...